Tanto signori, buonasera, vi ringrazio infinitamente. Qualcuno ha fatto anche centinaia di chilometri per qui da noi, ci riempie d'orgoglio e siamo anche abbastanza contenti della riuscita della serata. Vi si ringrazia infinitamente. Ci dispiace per quelli che arriveranno, che sono a mezzo, ci hanno già chiamato, che non riescono a trovare, che erano un po' nascosta questa biblioteca, anche se è bellissima, però non nascosta, e non riescono a trovare la strada. Alcuni purtroppo sono andati, li hanno mandati anche alla vecchia biblioteca, quella vicino via Franti, per cui sono lì, figuriamoci a che livelli che sono. Comunque, a parte quello, allora, io intanto vi dico subito una cosa, comincio semplicemente dicendo che io sono Colonna Tese e sono orgoglioso di essere in questa sala, va bene, che ha un significato storico per il nostro territorio. Due parole spendo, perché io vi devo dire che il mio quadris nonno da parte di mamma è entrato a lavorare in questa fabbrica a 9 anni, il trisnonno a 11 anni, il mio nonno era il direttore della movimentazione merci della fabbrica Ginori e mio zio, quello che è morto in guerra, era pittore. Quindi io sono particolarmente orgoglioso intanto di aver rivisto questa sala di quando si era bambini e si veniva che era stata bombardata a cercare, diciamo, a pescare dentro la pescara di nascosto contro il volere di custode. Però sono anche orgoglioso che praticamente nel 1700 un marchese illuminato aveva visto talmente tanto in là che era stato in grado di creare dal nulla una manifattura che aveva praticamente l'eccellenza a livello mondiale, se non diciamo europea, ma a livello mondiale. Purtroppo non sono illuminati quelli che la stanno gestendo ora, perché sappiamo che la fabbrica Ginori soffre, è in fallimento, per cui questo io mi sento un dovere di dirlo, perché giustamente le mie radici sono in questa sala. Comunque, detto questo qui, io vi tranquillizzo perché lascerò la parola ai musicisti, perché noi siamo due artigiani fondamentalmente ignoranti, ci sbaglierà di sicuro dei condizionali, dei congiuntivi, si metterà delle cose che non sono, diciamo, grammaticalmente corrette, ci si scusa, ma non siamo qui a presentare un libro, siamo qui a presentare un'altra cosa. Allora, il problema è questo qui. Allora, io mi chiamo Fabio Chiari e sono un liutaio professionista. Lui è Lapo Androsoni e è il mio allievo. Va bene, cosa succede? Noi abbiamo presentato, in realtà poi la cosa vi spiegherò che l'ha scoperta lui fra l'altro, noi abbiamo presentato una modifica della cassa armonica. Noi di Radicetti Alvetti, non è così semplice la faccenda, anche perché siamo rimasti molto meravigliati anche noi stessi di quello che è accaduto. Ve lo faremo proprio vedere senza mezzi termini. Il problema è questo qui. Allora, noi in questo momento si vive, il nostro mestiere vive un momento di crisi profonda, dettato da tutta una serie di motivi. C'è chi dà la colpa cinesi, c'è chi dà la colpa armeni. Io in realtà ritengo che la colpa fondamentalmente sia nostra. Perché? Perché, come dice il proverbio, che pecora si fa, il lupo se lo mangia, chiaramente. No, cosa succede? Se noi avessimo, diciamo, riscoperto le vere tradizioni, delle radici della liuteria, che italiana è stata quella che ha insegnato la liuteria al mondo, non parlo di scuole, di singole scuole, parlo proprio della liuteria italiana nel suo complesso, dai Trentino Alto Adige fino alla Sicilia. Se noi avessimo veramente continuato su quella strada lì, se non ci si fosse fermati, avvitati, a, diciamo, dei nomi famosi, e praticamente sono 300 anni che la liuteria italiana sta producendo delle copie. Cioè, nelle scuole di liuteria gli viene insegnato a produrre delle copie di liutai famosi, per carità, nulla da ridire, però insomma, fondamentalmente il violino, come lo conosciamo, il violino, il violoncello, la viola, è praticamente sostanzialmente rimasto invariato dai 1500, cioè nel momento in cui è apparso sul mercato. Che è successo? È successo che praticamente dopo un certo periodo, a parte quella, diciamo, momentanea sistemazione nel passaggio dall'aristocrazia alla borghesia, dove agli strumenti non veniva più richiesto di suonare in ambienti di questo tipo, perché questo si capisce subito, questa è una sala che del Marchese Ginori sarà fatta per i ricevimenti, per suonare la musica, e si vede anche perché ci sono i frutti che sono un violoncello e sono degli strumenti. Chiaramente con la borghesia, con la vittoria della borghesia, è successo, da queste sale così siamo passati ai grandi teatri e è stato richiesto agli strumenti musicali un aumento di potenza e quindi siamo passati dalle corde di minugia, di budello, a delle corde o metalliche o sintetiche e così via, sono aumentate le pressioni e alla fine, da metà dell'Ottocento fino alla fine dell'Ottocento sono stati modificati sostanzialmente gli determinati accorgimenti, insomma, la catena,
o il manico è stato leggermente allungato, inclinato, questo può portare all'aumento delle pressioni delle corde. Che succede? Però non è un'innovazione tecnica. Non è un'innovazione tecnica. Questo fatto che noi non si evolve, chiaramente nel momento in cui ci si presenta sul mercato con delle copie vecchie di 300 anni, se non ci sarà la possibilità di farle a un basso costo, è ovvio che il cinese, giustamente, che è venuto a imparare in Italia, e accanto a noi il cinese non è un popolo inferiore, tendenzialmente il cinese è uguale a noi, anzi con le mani forse, cosa succede? Io gli insegno a fare una cosa, quello la prima cosa che fa va in Cina e ci porta i violini fatti anche bene, a un prezzo che a noi ci ammazza, che non ci rende la possibilità, non ci mette la possibilità di poter competere. Allora che cosa succede? Io penso che tanto dovrebbe essere riscoperta la liuteria classica, ma non quella classica ci vogliono spacciare ora, ma la liuteria vera, cioè quella che faceva di ogni scuola di tutta Italia delle cose completamente e assolutamente innovative di continuo. Chiunque ha l'opportunità di girare, di guardare, di studiare musei, presentazioni, collezioni, si rende conto che la forza della liuteria italiana classica era la diversificazione, invece la propria ora è stata portata invece all'unificazione. Praticamente si sta ripetendo tre copie: una copia da Mafia, una copia di Stradivari e una copia di Guardiani di Gesù, che è anche facile farla perché lavorava malissimo, al di là di quello che si possa dire. Allora, cosa succede? Noi si lavorava insieme, chiunque abbia, ora io non lo so se qui da voi ci sono degli allievi, penso di sì, di una scuola, io non lo so, non ci sono mai stato in una scuola di liuteria, io ho fatto la scuola di bottega e con il mio maestro ho sempre vissuto a contatto, a qualsiasi ora di giorno e della notte, perché quando c'è il lavoro da fare non si può aspettare che non finisce l'orario del professore va via, noi se c'era da fare domenica a mezzanotte e mezzo l'abbiamo fatto tante volte. Cosa succede? Quando gli allievi lavorano con il maestro in bottega, io l'ho fatto anche io, si fa tutti, io gli ho dato fastidio al mio maestro perché chiaramente non ci sa il cervello, cioè, il maestro ormai c'ha un'esperienza, sa già cosa fare, c'ha il suo passaggio, tutto il... noi siamo lì che si dice, madonna, io pure devo fare qualcosa, ma che è possibile? Allora si spara le cose più assurde, no? C'è quello lì dice, ma si potrebbe mettere le rofe, insomma, si arriva a degli assurdi, ma invece ogni tanto però succede che l'allievo la zecca, nel senso che è talmente teso a pensare che può lavorare insieme al maestro e chiaramente arricchisce anche il maestro durante questo tipo di... Che è successo? È successo che lavorando con me, mentre lei a lavorare, io gli dicevo, si potrebbe fare... Ma no, perché si è già fatto 100 volte, non funziona, vabbè, poi si potrebbe fare... No, ma no, mi hanno avanzato, stai tranquillo, lavora e non da noi. È vero, non si può. Poi un giorno mi fa, dice, ma si potrebbe fare... E allora il problema qual è? È che io questa cosa, francamente, qualche anno prima avevo pensato, ma non era arrivata a nulla, cioè non è una cosa, cioè il mio unico vero pregio in questa presentazione di stasera è stata quella di non avergli detto, usavo un rompellane, ma metti da continuare a lavorare chiuso, siccome io non era arrivata a nulla, dico, sentiamo se questo ragazzo mi dà un consiglio diverso. E l'ha fatto, ci si fa così, va bene, io guardo, allora facciamo una cosa, siccome è una cosa che mi interessa, perché volevo provare delle cose di questo tipo, è successo che lui ha finito il suo violino, è andato a comprare la custodia da Cecchellini a Firenze, via Chinori, e gli hanno dato, diceva, la custodia la ci sarebbe, però c'è anche il violino cinese dentro, un archetto, la pece, le corde, è montato. Costava più la custodia. Ci sarà più anche il violino. Va bene, prendiamo il violino. Porta questo violino e mi fa, dice, senti Fabio, questo sarebbe il violino se fa quella prova, io, vabbè, c'è il problema, appena si finisce di cominciare, si è aperto questo violino e si è fatto questa modifica, si richiude il violino e lui, poi dopo io c'avevo da fare, lui faceva, ma che si rimonta il violino, prima di passare passato un po' di tempo, prima di rimontare questo violino, lui si era fatto suonare questo violino a un musicista che ci disse, ha fatto proprio la radio però. Insomma, è proprio uno schifo, infatti fece due cose e disse no, questa è una scatola di cartone, ma aveva ragione giustamente. Vi dico anche che quando si aprì questo violino io mi sono dovuto fare violenza per non gli toccare l'anima, la catena, gli spessori, perché era proprio un legnaccio di cartone, proprio una cosa inguardabile. Quando questo musicista si rimonta le corde, si passa lì sulle corde e si rimane come dei pischi, ma nel vero senso della parola, dice, ma come, ma che violino è questo? Il violinista che venne a risuonarlo, ben sapendo che il violino
era lo stesso che 15 giorni prima gli aveva detto fa cagare. E disse, quell'altro suonava veramente, questo però, cioè, a parte il timbro, dice, io però non è quell'altro, cioè è lo stesso violino con questa modifica e basta. Allora si disse, guarda, noi si, io disse, ma basta, se, funziona, noi si mette. Poi cominciò a venire fuori le cose, dice, ma come va? Io non si dice nulla, c'è una cosa di questo tipo. A me sembrava grossa anche a me, perché francamente, vedendo la cosa, non è lì per lì, poi dopo si capisce bene se uno si impegna per vedere che cosa è successo, però lì per lì ci sembrava francamente una sciocchezza. E poi sentito, allora siamo andati indietro nel tempo e si è visto quali sono le grandi innovazioni degli strumenti. Quali sono le grandi innovazioni degli strumenti? Allora, per dire che in Toscana non si dormiva già da qualche secolo, anche quando in altri posti che facevano gli strumenti da dopo anni di noi. Allora, mi vai alla prima. Vedi il computer. Se c'è a mano le belle fa. Bella. Cioè di andare avanti? Vabbè, è un po' allargato lo schermo di telefono, non vale. No, vabbè, lascia fare. Devo cambiare la cosa dello schermo. No, vai avanti. Sì. Se no sono fermo. Allora, cosa sono io che ve lo dico? Allora, siccome nel 1480, quando Lorenzo il Magnifico si levò dai piedi Leonardo da Vinci perché non sapeva come piazzare il suo crullo a giro per Firenze, lo mandò al Moro di Milano con la qualifica di musico. E sembra, dice Vasari, questo chiaramente sono due righe sulle vite di Vasari, bisogna andare a vedere di preciso perché io sono andato a vedere, sono veramente due righe. E gli dice, Leonardo, ricordi che vinse la sfida con i musici di corte di Moro con una lira d'abbraccio in gran parte d'argento, ce l'ha scritto, a forma di crano di cavallo, che vinse questa sfida perché aveva maggior tuba e maggior armonia di tutti gli strumenti che avevano i musicisti del... Ora, francamente, cioè, siccome io, per carità, io sono un grande ammiratore di Leonardo, però siccome il Moro di Milano era fondamentalmente un faoce, lo penso, cioè io non credo fosse nemmeno, era veramente ignorante. Leonardo da Vinci sembra che gli dava prima le risposte agli indovinelli perché se lo faceva sempre una figuruccia, cioè voglio dire, non avrebbe. Però dice, se la scelta l'ha fatta il Moro di Milano, io ho dei grossi dubbi su come suonasse questa viola. Ciò cioè, non toglie che Vasari però alla storia ha lasciato nel 1480 stelle. Io ho fatto una mia interpretazione, questa andiamo avanti, sarà uno sfizio tanto per. Allora, questi strumenti medievali che io ho ricostruito da portali fatti a, questo mi sembra sul portale di Parma, il Duomo di Parma, sono tutti strumenti che non hanno l'anima, la classica anima moderna, quella che si incastra nel violino fra il fondo e il piano. Noi si pensa che l'anima che ora si incastra e che senza la quale i musicisti non suonerebbero, sia stata inventata, vanno avanti, con questo tipo di strumento, con la viella. Perché? La viella è uno strumento ad arco che ha delle superfici molto poco arcuate, inarcate, per cui la pressione delle corde tendeva a affossare il piano musicale. Io penso, questa è una mia teoria poi chiaramente, io penso che l'anima, quella che si mette diciamo nei violini normali, sia stato un tentativo da parte di alcuni musicisti in varie parti del mondo e in vari anche contesti sociali e culturali diversi, per impedire momentaneamente, siccome l'unica cosa si può fare è aprire il violino e o rifare l'incatenatura che c'era dentro, perché prima invece c'erano delle catene come nelle chitarre, o rifare una cosa del genere, oppure dice vabbè, allora siamo a suonare qui e ci siamo andare a cavallo da due giorni, però intanto si incastra un pezzo di legno per vedere se si riesce a suonare. E penso che il risultato sia stato talmente lampante che c'era stata una modifica in senso positivo da parte di questo piccolo armamentario, che da allora non esiste un musicaio o uno musicista che non vuole l'anima nello strumento, no? Però questa è l'anima. L'anima è questa.